Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi vi spiegherò un po' come organizzo gli spazi della moto per i viaggi. Infatti oggi siamo domenica e domani partirò per un viaggio. Andrò, come già detto, in Toscana, sperando comunque nel bel tempo, anche se domani danno acqua, quindi partirò con l'acqua, però là in teoria dovrei trovare abbastanza bel tempo. E niente, vi spiegherò appunto come organizzo, come sistemo la moto per i viaggi. Questo video lo vedrete quando ancora sarò in giro per strada. Quindi niente, adesso partirò un po' con lo spiegarvi appunto la sistemazione della moto. Spero che vi sia utile il video e ricordatevi di iscrivervi per vedere tutte le mie avventure. Ok ragazzi, allora nella borsa serbatoio metterò come prima cosa i documenti della moto, ok, poi i vari power bank, l'altra action cam di scorta, le batterie delle action cam, ci sono alcune che sono ancora in carica, le metterò dopo, ok, i vari cavetti, poi nel caso mi fermerò in albergo prendo un bel carica batterie, se non mi fermerò c'è il power bank, poi c'è questo bel accessorio di cui vi ho già parlato in un precedente video, che vi invito ad andare a vedere, che è il File Hub della Rough Power. Ok, e poi visto che magari me lo scorderò, ci metterò dentro anche il telepass più tardi. Ok, quindi questo è il contenuto della borsa serbatoio. Poi ovviamente qua sopra magari ci metterò anche il cellulare per vedere la strada con il navigatore. Ok, allora, ora passerò alla prima valigia laterale, in cui ci metterò quello che mi servirà per il campeggio, ovvero la tenda di cui vi ho già parlato in un precedente video, che vi invito anche questo ad andare a vedere. Il sacco a pelo acquistato da Decathlon, della Forclax, ok, sì, ci sta, avevo già fatto la prova e ci stava, ok, così non viene giù. Poi ci inserirò il kit di pronto soccorso, che non si sa mai. Ok, in più in un sacchetto ci metterò il grasso, la bomboletta spray di grasso per la moto, cosa molto importante da portare sempre. Ok, e dimenticavo il cuscino per dormire in tenda. Ok, quindi track e una borsa è andata. Quindi passiamo dall'altra parte, che vi farò vedere quello che metto nell'altra borsa. Ci metterò i vestiti che ci stanno davvero bene. Ok, consiglio magari ragazzi di non occupare proprio tutto lo spazio raso, perché se volete prendere qualche ricordo del viaggio poi magari non ci sta. Poi come ultima cosa, non meno importante, allora sopra la moto, sulla sella, ci attacco in pratica lo zaino, che poi magari userò quando
scendo dalla moto per andare in giro, usano questo zaino da 50 litri della Forclax. In pratica ci volevo mettere dentro, se non piove ci metterò dentro gli antiacqua, poi quando scendo in pratica ci infilerò dentro tutto quello che mi è ingombrante, magari la giacca della moto e tutto, e poi andrò in giro col borsone. È una borsa molto intelligente, infatti c'ha l'antiacqua, e farò una bella cosa, glielo metto già su, visto che domani danno acqua e mi sa che partiremo, se non pioverà glielo toglierò, lo lascio su comunque di protezione. Vedete, è bello protetto dall'acqua. Ok, e andrò a chiuderlo, a fermarlo col nostro ragno che vedo che è comunque molto molto forte, quindi penso di non perdere niente per la strada. Ok, poi ragazzi, qua ci sono i coprescarpe antiacqua e la tuta antiacqua che spero di non mettere, però io li preparo qua perché penso che appunto domani piova, quindi li preparo, nel caso li inserirò nello zaino e andrò così. Quindi niente ragazzi, ho visto che ho dimenticato un paio di cose, infatti è meglio prepararsi un po' prima di partire. Ho dimenticato le ciabatte ad esempio, che metterò in valigia, e un altro paio di jeans che metterò anche quelli nella valigia laterale, visto che ho visto comunque ci sta ancora un po' di roba. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile, ci vediamo la settimana prossima con i primi video della vacanza. Spero che potrà essere una vacanza fortunata, ma non bagnata. Quindi ciao ciao e alla prossima!